E ci siamo, bentornati e benvenuti in GoItalia dopo la missione del gatto, una missione assolutamente imbarazzante. Continuiamo l'avventura sempre qui su Robocop, insomma, facciamo, io fa due o tre missioni alla volta, insomma, primo addestramento sul campo, obiettivo completato. Vabbè, insomma, che in realtà è adesso la fine della missione, però l'ho fatta finire a casa della signora. Siamo a Washington, credo. Siamo a Detroit in realtà, però sembrava Washington. Ok, che cosa abbiamo qui? Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. I will not issue a ticket. But remember, take care of your surroundings, or your surroundings will take care of you. Is that a threat? Vabbè, questo continua a fumare, sono imbecille. Vabbè. Stavolta le missioni secondarie le faccio tutte, voglio vedere il massimo punteggio. Che dice questo? Hey Robo! Do the robot dance! Watch and learn, young man. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway. In effetti odio ricevere multe e noi, tranne forse un parcheggio che era in sosta vietata. Che succede qua? Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Vabbè. Ha capito subito la diva. Non c'è stato bisogno di parlare. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. I think I got it. Ah sì, perché sta vicino all'idrante. E qua sì. E qua ci dispiace. Avevamo mandato di perquisizione? Mi sa di no. Ok, abbiamo disinnescata. Altre trappole? Non c'è nessuno dentro, ma c'è una prova. Ok, quindi ingresso, vai, secondario. Ahia. Qua troveremo tante cose, credo, no? Documenti. Pizza. Sempre la stessa. Vedete che è più o meno sempre la stessa. Vabbè. Ok, ci sta. Disco.
Ah, un disco di addestramento? Carta d'identità falsa? Una carta d'identità falsa? Bene. Fattura del noleggio con un codice cliente, numero di depositi, indirizzo. Ok, spero che non dobbiamo memorizzare tutto a memoria. Ecco qua. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Mi piace un casino. Man, it's RoboCop. Specialmente quando alla fine è una critica verso la nostra civiltà e non solo. Shouldn't we give the fellas the signal? Guatta. We should just shut up and smile. A parte che questi like non hanno reagito. Vabbè, io mi carico, Mi piace sta cosa. Mi piace. Queste qua mi servirebbero in Alan Wake per aprire delle cose che Saga non è riuscita ad aprire, però mi sa che non si può fare. Allora, un attimo, Oh. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Attenzione, una capata, la capata subito proprio. Vedi che sono abbastanza difficile da sconfiggere. Attenzione, cosa abbiamo qui? Un quadro rubato, sicuro? Sì. Questo è un quadro rubato. È un quadro rubato, Robo. Murphy, Robocop. Vabbè, ciao. Che è successo? Trouble with the lock. Seems that I forgot the key. But you will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Aia, vabbè. If you do not come quietly, I will not need any. Look out! Due coglioni. Io?
cazzo voi? Sarei io il trick? O voi deficienti? Però, allora io ho criticato lo shooting, però insomma, la testa che esplode è sempre con questa esplosione un po' così, sempre diciamo così, rinfrescante. Vabbè, apriamo il garage, vai. Preso tutto. Dry cat food, sabbietta. Ah no, complete feline food. No, grazie, utilizziamo altre marche a casa. Questa schifezza la date ai vostri gatti. Io mi ci do robe, cose buone. È buona. Vabbè, Felix. Non è che proprio è il massimo. Però sì. Cioè mangiare buono costa un po' di più, quindi voi magari non date Felix ai vostri gatti, date qualcosa di meglio, che è meglio. Esci dall'appartamento. Due agenti FBI? Chi sono questi? È sicuro? Questi ma vogliono Well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Possiamo farli fuori questi due stronzoni? Vabbè. Le conseguenze delle azioni. Ok, dei robot. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. L'ho detto dall'inizio sta cosa. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Questa cosa io ve l'avevo detto proprio prima, quindi, che è normale, cioè se siamo dei robot ci tracciano e quindi mi pareva strano lo facessero. Potrebbe contenere una bomba. Ho la testa del mio celebre nemico, puoi sapere cosa c'è dentro? Mi fido di te. No, the sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Ho capito, ma se ci stanno tracciando. Abbiamo un gatto comunque. Continua a miagolare. Non so se può essere una missione o qualche cosa. Vabbè, siamo diventati amici dei gatti, però. Ok, vediamo un po'. What do you mean a dollar? It's 23.50. Ah, questo ho già avuto problemi in passato. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Ma una cosa così importante, vabbè. Quindi lettera con la madre di Samantha, signora Kay Ortiz.
L'hanno accusata di aver falsificato le prove perché vogliono screditarla, ma io non ci credo. Nessuno di noi ci crede. Sappiamo che i media e la OCP lavorano insieme. Le sue azioni aiuteranno anche le altre persone a capirlo. Quindi non si faccia mettere in un angolo e qualcuno deve parlare il nostro nome. Qualcuno deve porsi a loro. Insomma, potevo fare di meglio, però insomma va bene, io ci provo. Un po' stanchino stasera. Anch'io, ma volevo fare un po' di avanzamenti, non so, di Robocop. Missione breve, tendono ad essere molto brevi come il percorso che dobbiamo fare. Noi incontriamo il vecchio, ma questo, tutto questo lo vedremo al prossimo episodio. Un saluto a tutti da GoItalia, ciao. Thank you.